si può iniziare la partita che vedrà Wolf Team contro Nano qui a Wolf Team Stadium. È un sold out, ovvero tutto esaurito, per una partita davvero molto interessante. E beh, Nano deve sfruttare questo passo pazzo fatto dal Bad Ripa, che rimane a 44 punti insieme a Nano stesso, che per oggi è venuto qui per vincere. Wolf Team 27 punti non è un buon periodo, ma ha bisogno di vittorie, di conferme. La squadra di Zarafani, mentre la squadra di Lorenzo Oddi ha bisogno di una vittoria importante per distaccarsi ancora una volta dalla Nanna, dalla squadra da Bad Ripa. Di vincere. Si può dunque iniziare Wolf Team contro Nanna, una partita molto interessante, la nonna di ritorno, la 24esima giornata di campionato Pro Liga. Due divise molto simili, sarà anche abbastanza difficile per noi confrontarsi, commentare questa partita. Comunque due grandi assenze per il Nanna sono ad esempio Doc Somo al suo posto slash proprio qui, dall'altra parte abbiamo, e poi abbiamo anche per il Nanna un'altra grande assenza, che è il capitano FMO al suo posto. Comunque c'è Ninja X, il capitano oggi sarà Shikali, eccolo qui Shikali, pallone in mezzo per Kaiser, eccolo qui Kaiser in sinistro, palla sul fondo, attacco con Ben, Kaiser e slash, manca insomma soltanto Doc Somo per completare il famoso trio d'attacco del Nanna. Ricordavo che Pacchina ci sono anche Ranger da Suma, che non è un attaccante ma è un trequartista, un centrocampista offensivo, e abbiamo anche Sasori Junior, abbiamo anche insomma Colle, che, di cui si parla un gran bene, ha mostrato molto nella prima partita nel suo debutto, poi si è un po' perso. Slash, attenzione slash, pallone in mezzo, allontanato, attenzione qui, attenzione a destro sul fondo di un non nulla, qui ottimo destro dell'ucraino. Insomma la sua posizione è quella, devi tornare da, devi arrivare da dietro, qui veramente il tiro che non esce veramente di un nulla, mamma mia ragazzi, inizia subito con il botto il Nanna, d'altronde vuole approfittare di questo passo falso del Bad Ripa, rimane a 44 punti, vuole arrivare a 47 punti e dimostrare di essere migliore del Bad Ripa. Insomma il Bad Ripa oggi ha perso, vero, mancava la squadra di Varrella, però insomma attenzione qui slash, pensa a 3 slash, sempre lui slash in sinistro, che non combina nulla, era più un cross che un tiro, niente da fare per il Nanna, qui slash inarrestabile in mezzo a 3, guardate che potenza, poi ha calciato veramente male, ha colpito più con il piatto che con il collo, la palla è andata dritta fuori. 11 minuti di gioco, 0-0, ma una partita che può solamente darci moltissimo da una parte e dall'altra, però il Nanna qui sta dominando. Kaiser, se ne va Kaiser, a fallaccio su di lui sul bomber serbo, ci sarà calcio punizione e anche primo cartellino giallo della gara per Arco, degradato dall'arbitro Silvi, un arbitro che non ha certamente un ottimo passato con il Nanna, però inizia bene. Ninja X addirittura con il sinistro va andare a battere Ninja X, mamma mia, palla che esce di pochissimo, ci ha provato Ninja X, vabbè lui ci dà il tiro con il sinistro, palla che veramente esce di un nulla, eh sì, palla che c'è di poco, Ninja X ci ha provato, un grande munizione questo Ninja X, d'altronde al posto di FMO si sente anche gasato, dice al posto del capitano, beh Ninja X, Shikali, lancio perfetto, no c'è Dadamaru che fa un'ottima copertura, d'altronde Dadamaru è un giocatore insomma da cui Zarafani si aspetta di più, per caccolone sto qua, attenzione alla ripartenza del Wolf Team, potrebbe essere determinante, pallone in mezzo, Ninja X allontana Kaiser di testa, attenzione slash, la sua agilità ritorna molto bene, Dormoff ex Demucci, non dico che Wolf Team ha fatto bene a dar via Tostroff, ma Dormoff è sicuramente il giocatore che copre di più rispetto a Tostroff, che si sta distreggiando molto bene nella squadra di Demucci, di Rudy Antonioli. Pallone in mezzo per Godemar Formatov, non passa, Ben, Ninja X, Chester, rinvio sbagliato, Dadamaru recupera, attenzione, in mezzo per Caccolone, attenzione, pallone in mezzo, sto qua, che parata di Frankenstein, cosa ha parato ragazzi, cosa ha parato Frankenstein, cioè è impossibile, cioè era già partito prima del tiro, per forza, se no come ha fatto a parare questo pallone, o alle ali si sarà bevuto Red Bull, non lo so, però che parata ragazzi, attenzione qui la ripartenza, Shikali, fallo su di lui, si continua, Kaiser, gran pallone per Slash,
però Kaiser deve andare in mezzo, attenzione, pallone in mezzo, troppo facile per la difesa del Wolf Team. Sto qua, l'anticipo di Dante, Ercaccolone, sto qua, attenzione, Bartolomeo Dumonno, godiamo al formato, sta da Namaru, è lui su cui il Wolf Team deve puntare, sulla sinistra dovrà creare molto di più. Ercaccolone, sto qua, Bartolomeo Dumonno, attenzione, la bomba in tre e mezzo, allontana qui lontano e straccanzi la rida a Frankenstein, anche prima ha fatto forse la parata dell'anno su un grandissimo sinistro di sto qua, a botta sicura, che parata di Frankenstein, mamma mia. Ma magari avrà fatto quella papera con il Freedom, però poi ha fatto certi miracoli impressionanti. Sto qua, pallone in mezzo, Vincenzo allontana per Kaiser, anticipato Fanta, oddio, voleva il formato, ha fatto. Ancora inesistente Gabuto in questa partita, veramente non si vede il trequartista del Nanda. Ninja X, Fanta, pallone in mezzo di destro! Bartolomeo! Dumonno! Wolf Team in vantaggio! Qui in casa, proprio Wolf Team Stadium. E beh, si vedeva, era chiaro, il Nanda in difesa subisce sempre questi gol inattesi. Si sente troppo sicuro di sé, ecco il gol, arriva proprio sulla fascia del Ninja Insa, che non fa nulla, però Fanta, grande grosse, grande colpo di testa, qui la difesa Cestera se ne è dimenticato di Bartolomeo Dumonno, che non sbaglia il brasiliano, 1-0 per Wolf Team. E per il Nanda questo è un grande peccato, almeno fino adesso, perché insomma il Bodrip ha perso contro l'ultimo in questi paesi, sono i Monsters e sono rimasti a 44 punti insieme a Nanda, e adesso rimane anch'essa a 44 punti insieme al Bodrip. Insomma, le due squadre che perdono così significa che questo campionato non è dei migliori. Fallaccio qui di Cicali, ci sarà penso cartellino giallo adesso per il Nanda, attenzione rosso diretto, non ci credo, clamoroso, rosso diretto per Cicali, l'arbitro qui però, cioè questo era giallo netto ma non rosso, vai, cioè clamoroso, infatti anche Lorenzo Oddi si è messo le mani tra i capelli, non ci crede, adesso diventa pesante, il capitano adesso diventa Frankenstein, il portiere, diventa pesante questo risultato, 1-0 con un uomo in meno, per il Nanda diventa davvero molto pesante, eh sì, molto pesante ovviamente anche perché è una squadra Nanda non abituata a subire 1-0 contro queste squadre e a subire un uomo in meno. Questo è un vantaggio ovviamente del Wolf Team, di un possibile raddoppio del Wolf Team, che ovviamente non si stancherà dell'1-0, ma mi troverà a fare altri gol per concludere la partita. Altair recupera, slash, lontano strike, è una partita molto aperta adesso. Sì, siamo a minuti di recupero, ci saranno un solo minuto di recupero, ovviamente a vantaggio Wolf Team, vorrà andare con il risultato dell'1-0 negli spogliatoi. Namaru, Fanta, autore dell'assist, finisce il primo tempo 1-0, il gol è sul perfetto assist di Fanta di Bartolomeo Dumonno, che manda le squadre all'1-0 e le squadre 2 a Reggio Casuna, scusate, al posto di Ben, ancora una volta esistente, così come il Cambuto, 2-4 a ciascuno dei due, perché veramente un 4 a ciascuno dei due, perché veramente hanno fatto bene anche quest'oggi Ben e Cambuto, due grandi giocatori da cui ci si aspetta moltissimo, invece oggi veramente hanno fatto pena, e Cambuto non è la prima volta che fa pena. Ci deve essere qualcosa, però attenzione, il Nanda gioca in 10, Kaiser, attenzione, ci prova con il sinistro, ma insomma era più un tiro della disperazione questo, insomma per far gol all'Agofib questi tiri sono insufficienti. Domina il gol di Bartolomeo Dumonno, che sta giocando veramente molto bene in questa gara, di solito non gioca così bene, e oggi invece è venuto qui per dimostrare al suo allenatore di meritare questo posto da titolare. Insomma 30 punti al momento con Steam veramente sono importanti. Dall'Amaro, il giapponese è molto bravo a portarsi via tre giocatori, se ne va, ah, Dall'Amaro, attenzione, alla fine di Jax lo ferma, ma se ne era andato in mezzo a due. Questo dimostra le qualità di questo attacco. Colle, vediamo se fa molto bene rispetto a Bene, gran palle per Kaiser, ma Fanta recupera,
o dormo fa lontana. Attenzione, parlo più in mezzo, anticipato. Martinotto Mondo che sta giocando davvero molto bene. Sto qua, attenzione, vediamo se la mette in mezzo, sto qua. Può far tutto da solo, il tacco per Dormoff, che vuole provare una percussione singola, solitaria, ma sbaglia totalmente. Skarsoski voleva, mal formato, fa gran pallone qui per Dallamaro, ma troppo profondo, era quasi impossibile servire con un passaggio filtrante. Vogliamo il formato, fa Bartolomeo Mondo, scusate, Bartolomeo Mondo va a recuperare il pallone, poi sbaglia un tocco semplice per Ninjexa che recupera. Altaira slash, 63 minuti di gioco, 1-0, domina il gol di Bartolomeo Mondo nel primo tempo, un gol importantissimo. Altaira, attenzione al suo destro, al suo sinistro, anche ambidestro, lui molto bravo. Cicalì, Altaira, attenzione, poi ribattuta Kaiser, Agofib, non ha tirato potente, non l'ha presa bene questa palla. Kaiser si sta mangiando anche lui troppi gol quest'oggi. Skarsoski slash, sta la sua agilità, l'uomo in più secondo me del nano slash. Colle, giovanissimo colle, attenzione, devi girarla. Kaiser perde ancora una volta il rimpallo. Dormoff può allontanare. Oddio, arco. Zarafani vuole calma e vuole che la squadra giri molto velocemente il pallone, però per far stancare ancora di più il Nan. Non si accontenta dell'1-0, vuole però più calma rispetto al primo tempo. Sto qua, attenzione, va sul fondo, sto qua. Se ne va, sto qua, vediamo se la può mettere in mezzo. Pallone in mezzo, il calcolone, niente a fare, c'è anche posizione offside di Dallamaro sul colpo di destra del calcolone, sì, metto posizione offside da parte del giapponese, che oggi non è che abbia brillato più di tanto, però insomma la prestazione di Bartolomeo Mondo è stata determinante fino adesso. Sì, Nanna diciamo che all'inizio stava dominando, poi insomma dopo il gol non ha creato molto, ma insomma di palle gol non è che ne abbia create molte, perché la curva, a parte quella parata 10 minuti fa, non è che abbia fatto molto. Range Gasuna, Chester, Altaira, Altaira deve fare un po' il doppio gioco, quello che faceva Shigali, che è stato espulso, quello che faceva, che fa lui. Kaiser, una mezza rovesciata. Era l'unica cosa da fare lì, la palla era altissima. Tornare indietro gli avrebbe fatto perdere troppo tempo, però è una giocata quasi impossibile. La colpita di stinco peraltro, non ha con il collo del piede. Col del piede, palla altissima, Agofibo, nessun problema per il portiere della nazionale russa, riconfermato al posto di del portiere della Dragon Stars a Kjapavic, è stato confermato Agofibo. Range la sua qui di tacco, Colle, attenzione, 1-2 con Kaiser, Colle, grande giocata qui di Colle, palla per Kaiser ancora, ci sarà rimessa laterale per il Nanda che insomma sta giocando meglio del Wolf Team, Wolf Team non sta lasciando molti spazi, molti parchi, slash, non passa qui, complimenti comunque al Nanda, però un'altra sconfitta, insomma, un'altra sconfitta non ci vuole proprio, Dallamaro. Ninja X non passa, sarebbe mi sembra la terza sconfitta consecutiva sarebbe questa. Skarsoski, Fanta, sale molto bene anche lui il terzino sinistro, lancio, se non sbaglio per Guglielmo al formato, per il pallone toccato da uno dei suoi compagni, per Dallamaro probabilmente, Colle, lontano Strack, la gira per slash, Ranger Asuna, lontano Strack. Bartolomeo 1, Dallamaro, attenzione, Bartolomeo 1, attenzione, non passa a Altaira, lontano Strack, sta giocando bene in questa partita, però dobbiamo partire, dovrei dare appunto a Bartolomeo 1, perché ovviamente sta portando questo risultato in maniera egregia. Skarsoski, il calcolo è nessun minuto di recupero e quindi ovviamente la partita finirà tra pochissimo. 1-2, attenzione, Fanta, adesso sembra quasi finita per il Nanna, pareggia ancora i conti con il Beto Rippa, 44 punti, il Nanna però adesso mette prima per più gol fatti, però per il numero di gol fatti, però insomma questo non basta secondo me,
questo qua, attenzione, pallone in mezzo, il calcolone non riesce a tirare, c'è Cestera, rimessa laterale, ma anche il triple cipisco, c'è dell'arbitro Silvi che manda le squadre negli spogliatoi. Wolfteam a 30 punti, il Nanna rimane a 44, a pari punti insieme a Badrippa, primi in classifica. Con questo è tutto amici, alla prossima.